Ho voluto iniziare questa serata, che non è ancora di per sé iniziata nella sua parte di riflessione e direi anche di preghiera per la pace. Ma abbiamo voluto insieme a questo vento segnato dalla canzone proprio accompagnare l'arrivo della maschera del beato Carlo I d'Austria qui da noi. L'evento in sé di questa sera è inserito in un cammino per la pace più ampio che toccherà vari luoghi e che durerà fino all'anno prossimo e che è stato organizzato dal rinnovamento nella tradizione. E in apertura, prima di dare avvio appunto a questa serata, mi preme di leggervi il comunicato che il presidente dell'associazione organizzatrice di questo cammino, il cavaliere Omar Busbani, ha preparato. Cari amici del Coro La Valle e cari amici convenuti, ora è tra voi. Attraverso il suo volto, Carlo si è reso visibile in modo tangibile tra voi e assieme a voi eleva a Dio il grido della pace. Non può la maestà divina non ascoltare la preghiera che attraverso Carlo I gli elediamo, perché il mondo ritrovi non solo la pace, ma anche il timor di Dio nel suo più ampio e profondo significato. Abbiamo bisogno di ritrovare in Dio il punto di riferimento e di accoccolarci tra le sue celesti braccia per riscoprire la bellezza di essere suoi figli ed essere fedeli nei suoi insegnamenti come ha fatto l'amato imperatore che ora è davanti a voi. Camminare per la pace non è solo preghiera, ma anche impegno quotidiano di promozione della pace stessa, a cominciare dal rapporto tra di noi, nelle nostre famiglie, nel mondo. La preghiera ci aiuta e la sua insistenza smuove il Padre Celeste, come ci dice il Vangelo nella parabola dell'amico inopportuno: vi dico che se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a darglieli quanti gliene occorrono almeno per la sua insistenza. Ma non è sufficiente se ad essa non si aggiunge anche la testimonianza, che è innanzitutto esempio. Carlo I è stato uomo di preghiera e di testimonianza, ha perso tutto perché i suoi popoli avessero la pace. Riprendendo le parole del conte Utenus, proprietario della maschera funebre, l'amato imperatore è stato imperatore, re e mendicante. Da uomo potente si è fatto povero, sul modello di Gesù che alla fine, per la nostra salvezza, si è fatto crocifisso. D'altra parte, la sintesi della vita di Carlo e della sua grande fede sono contenute in queste parole pronunciate sul letto di morte: tutto il mio impegno è sempre, in tutte le cose, conoscere il più chiaramente possibile e seguire la volontà di Dio, e questo nel modo più perfetto. Siano queste parole un impegno anche per noi. Volevo personalmente essere tra di voi in questa prima tappa del cammino per la pace, ma è un periodo intenso e non mi è possibile. Mi unisco a voi però nella preghiera che dal bellissimo santuario della Madonna dell'Aiuto, che porto nel cuore fin dalla mia giovinezza, e dalle vostre case sale a Dio attraverso la figura del nostro amato beato imperatore. Il Signore ascolti le nostre parole e doni al mondo la pace. Un abbraccio a tutti, Omar Busbani. Ecco, insieme a questo vi indirizzo anche il saluto dell'Arcivescovo, che mi ha scritto dopo giuntovi da parte nostra, impossibilitato a partecipare, anche del Presidente del Consiglio Provinciale, e ringrazio fin d'ora per essere presente l'assessore Simone Marchioni in questa nostra serata, che vede questi banchi piuttosto vuoti, e questo spiace, non tanto per noi come coro, perché questa non è assolutamente un'esibizione o un concerto, ma ben altro, e spiace che questo non sia stato colto perché, come scriveva giustamente Busbani,
se sono tante le voci che insistono verso l'alto per chiedere la pace, allora l'orecchio si tende e c'è risposta. Se sono poche, pur valevoli, di fronte alle tante altre con le labbra serrate che non chiedono assolutamente nulla, possiamo solo sperare nella misericordia divina. Ma la speranza c'è, la presenza del Beato Carlo c'è, e noi sicuramente faremo questa sera la nostra parte alla ricerca della pace.